Calise, prego. Grazie, ne approfitto per parlare velocemente sull'ordine dei lavori. Ci troviamo davanti a un altro caso di ostruzionismo, come quello che ci ha preceduto per l'addizionale IRPEF. Siamo stati praticamente due notti in consiglio comunale pagando straordinari, super straordinari per tenere aperta questa seduta. Il tutto per poi avere maggioranza e opposizione che trovano un accordo nelle sale dietro Palazzo Marino, dietro la sala. Questo ovviamente è una presa in giro per tutti i cittadini che seguono questa seduta e ovviamente un comportamento che impoverisce il valore di questa seduta. Per questo chiediamo di non prendere in giro i cittadini e nel caso di fare un accordo adesso qui davanti a tutti e non continuare con queste pratiche che sembrano assurde nel 2011. Grazie. Prego, consigliere Calise. Grazie Presidente. Per quanto riguarda la trasparenza di cui vedo folgorata sia maggioranza e opposizione, chiederei che le trattative in tema di prosecuzione di questa interruzione vengano fatte qui in aula a microfono acceso. Grazie. Per rispetto dei cittadini che da casa seguono il Consiglio Comunale, dei giornalisti che sono qui a seguire il Consiglio, non mi sembrerebbe carino continuare con la prassi di spostare le discussioni nelle aule dietro questo momento istituzionale. Grazie. Prego, sull'ordine dei lavori? Prego. Grazie. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori, dato che prima non c'è stata l'occasione di relazionare cosa è avvenuto nella riunione, ne approfitto per farlo io. Di fatto la Masseroli ha chiesto tre cose principalmente, che prima di tutto si possa discutere di Serravalle, quindi spostando davanti gli emendamenti di Serravalle, la seconda cosa che possa essere considerata, possa essere spostata la base d'asta nella parte alta della forchetta e terza cosa che possa essere un'altra azienda a valutare il valore e la quota di Serravalle per quanto riguarda il comune di Milano. Il capogruppo Rozza del PD ha risposto che prima di tutto devono essere tolti, rimossi tutti gli emendamenti di stampo ostruzionista. Hoc per un'altra cosa che era un'altra richiesta che mi sono scordato di passare prima in commissione nel caso di mancata vendita, quindi in commissione, per questo c'era l'Hoc da parte della maggioranza e si sono l'accordo poi di spostare dagli 8 emendamenti richiesti proposti dalla maggioranza, dalla Rozza, in 10 i 5 che sono relativamente il 41, 42, 43, 44 e l'1 che riguardano Serravalle più altri 5 di bandiera. Questi sono gli accordi, adesso aspettiamo una risposta da parte dei gruppi. Grazie. Grazie Presidente. Mi scusi? Che deve fare? Non so come dire. Prego. Allora, siamo assolutamente d'accordo per la votazione a parti e per parti. Soprattutto in relazione al fatto che non è stato semplice avere il materiale per i capitoli di spesa anche ai consiglieri comunali, quindi chiediamo che ci sia una reale intenzione di renderli più facilmente fruibili, tanto a noi quanto ai cittadini, e soprattutto con dei tempi che ne consentano un'analisi critica, dato che in questo caso è stata discussa, come ricordavo la scorsa volta, solo due giorni prima del consiglio comunale, quindi se in futuro fosse possibile avere dei tempi più ampi e della documentazione facilmente consultabile anche per i semplici cittadini o i professionisti che vogliono dare un contributo. Consigliere Calise, grazie consigliere Masseroli. Prego. Grazie Presidente. Prendo spunto dalla relazione su questa delibera presentata nell'ultimo consiglio dall'assessore Tabacci. Molto realista e apprezzabile per alcuni versi, lacunosa per altri. Centrata sul concetto per cui se il Comune di Milano non dovesse rispettare il patto di stabilità quest'anno, l'anno prossimo il bilancio lo farà il commissario prefettizio. Dobbiamo al proposito evidenziare che nei lavori finora svolti da questo Consiglio non riteniamo assolutamente soddisfatti i principi di trasparenza e partecipazione che l'attuale maggioranza ha promesso all'intera cittadinanza. Torniamo pertanto, ai fini di un reale percorso di trasparenza, a chiedere formalmente che ai consiglieri comunali sia consegnata la documentazione relativa alle delibere di bilancio
con un anticipo che ne permetta un'analisi critica e costruttiva e che tale documentazione sia completa per tutti i capitoli di spesa. Potremo in tal modo sfruttare al meglio l'invito dell'assessore Tabacci al coinvolgimento di tutti i gruppi consiliari. Noi siamo pronti, prendiamo al volo questo invito e facciamo poche ma concrete proposte che costituiranno le condizioni minime e irrinunciabili per una corretta discussione delle proposte della Giunta in tema di bilancio. Prima proposta. Per noi è condizione irrinunciabile che nessuna entrata di carattere straordinario, nemmeno un euro, che si tratti di ordini di urbanizzazione, dividendi, alienazioni o avanti d'amministrazione, vada a finanziare le spese correnti del bilancio. Un'accortezza di buon senso. Con questa variazione di bilancio, al contrario, vengono addirittura aumentati gli oneri di urbanizzazione a servizio della spesa corrente per circa 9.600.000 euro. E questo non lo possiamo accettare. La nostra proposta è semplice e chiara: zero oneri di urbanizzazione e altre analoghe entrate straordinarie sulla spesa corrente. Seconda proposta. Altra condizione pregiudiziale che il nostro movimento intende proporre in tema di bilancio riguarda la riduzione dell'indebitamento. Il Comune di Milano è il secondo comune maggiormente indebitato d'Italia, dopo Torino, con un rapporto debito-entrate correnti del 194% nel 2010. È un livello pericoloso, ben oltre il limite del 150% dato dal Ministero. L'incidenza annuale della spesa per interessi sulle entrate correnti è pari invece al 9,90%. E credo tutti sappiamo che il recente declassamento del rating del Comune comporterà un incremento del costo degli interessi. Per ridurre il peso del debito sul bilancio, la nostra proposta è di rispettare i seguenti limiti. 5% per il rapporto di interessi annuale entrate correnti e 50% per il rapporto debito entrate correnti, con l'obbligo di predisporre un piano di rientro nel caso del superamento di tali limiti. Vincoli che a nostro parere sarebbero da inserire nello statuto comunale e nel regolamento di contabilità. Nel caso specifico delle variazioni in discussione oggi, osserviamo che non è stata ridotta la previsione iniziale del bilancio 2011 di accensione di nuovi mutui per 600 milioni di euro. Non possiamo sapere se questi mutui verranno realmente attivati oppure no, ma la nostra proposta è di trovare altre modalità di finanziamento, oppure rinunciare alle opere previste. Anche in questo caso la nostra proposta è semplice e chiara: ridurre il peso dell'indebitamento sul bilancio, partendo da questo. Ritornando al tema della partecipazione, e per concludere, vorremmo fare una richiesta molto diretta alla sezione Tabacci, e mi dispiace che non sia qui presente. Come si concilia la sua richiesta di partecipazione e di coinvolgimento dei gruppi consiliari con la delibera della Giunta numero 2099 del 16 settembre, relativa all'avvio della procedura di spending review per il bilancio del prossimo anno? Leggiamo in questa delibera che tale fondamentale attività di revisione della spesa dovrebbe essere attuata sulla base delle indicazioni strategiche della Giunta, da un gruppo di lavoro costituito dal Ragioniere Generale e da altri dirigenti del Comune, eventualmente supportati da professionalità esterne. Non possiamo che stigmatizzare la totale assenza di riferimenti al Consiglio Comunale, che ricordiamo è il primo organo competente nel dettare gli indirizzi delle strategie di bilancio. Questo dice la legge e questo dice il nostro statuto. Ci rendiamo conto che è il momento di scelte difficili e diamo atto alla Giunta che sta provando a dare delle risposte, ma non capiamo per quale ragione ci si debba limitare ad un confronto formale e burocratico, privo di contenuti, nel compiere scelte che sono e devono restare politiche, ma proprio per questo tali pubbliche e condivise. Visto che il momento è eccezionale, proviamo a fare qualcosa di eccezionale e facciamo partecipare i cittadini alle scelte che riguardano il loro futuro. Grazie. Grazie consigliere Calise. Dalla